diciamocelo. Le auto moderne sono sempre più grandi, ma non è che i centimetri guadagnati all'esterno facciano aumentare l'abitabilità di pari passo. Per chi cerca un'auto davvero spaziosa e versatile, mi vengono in mente le persone che hanno famiglia oppure che sono amanti della vita all'aria aperta e degli sport, forse la scelta più furba è puntare su una monovolume o una MPV, se preferite, derivata da un veicolo commerciale. L'ultima proposta in questo senso è la Mercedes classe T. La casa della Stella, fedele al suo lignaggio, vuole però proporre nel segmento una monovolume premium. La piattaforma è condivisa con quella di Renault Kangoo. E allora dove sta il premium, mi direte voi? Beh, semplice, la Mercedes ha lavorato molto sui lamierati per dare al frontale un look in linea con il suo family feeling e poi ha lavorato sulle finiture e ha portato a bordo delle tecnologie che in questo segmento sono una vera rarità. Parliamo per esempio dei comandi al volante per l'infotainment, del cambio automatico a doppia frizione, ma soprattutto a quel sistema di infotainment MBUX che ha caratterizzato tutta la recente produzione della Stella e che ha alzato l'asticella nel settore dell'elettronica di bordo. Intendiamoci, sulla Mercedes classe T non troverete quella plancia tutta digitale messa a modi megaschermo che tanto caratterizza il look degli interni delle Mercedes standard, però troviamo gli stessi menu, le stesse funzioni, anche se disponibili su uno schermo a centroplancia da 7 pollici e uno schermo più piccolo davanti al guidatore di 5 pollici e mezzo, montato in mezzo tra il tachimetro e il contagiri analogici. Comodo e intuitivo navigare tra i menu dei due display con i comandi a sfioramento che trovo sulle razze del volante. Sulla razza destra trovo i comandi per lo schermo che sta più a destra, cioè quello a centroplancia. Sulla razza sinistra, quelli per lo schermo davanti a me, che è più a sinistra, ovviamente. Facile, no? E naturalmente non manca l'assistente virtuale che risponde al comando: ehi Mercedes, di qualcosa. Quanto agli aiuti alla guida ADAS, la dotazione è abbastanza completa, ma non a livello delle auto tradizionali. Infatti su Mercedes classe T si possono avere, tra le altre cose, il cruise control e il mantenimento di corsia, ma non si arriva mai alla guida assistita di livello 2. All'interno il bel disegno della plancia mi ricorda che sono a bordo di una vera Mercedes, ma in allestimento base c'è troppa plastica lasciata a nudo. Un problema facile da risolvere attingendo al nutrito listino degli accessori. E personalmente apprezzo tanto il rivestimento in scamosciato per la plancia e i sedili in misto scamosciato e pelle. Una combinazione elegante e pratica d'estate, perché lo scamosciato nella zona centrale della seduta aiuta a sudare di meno. Non mancano sedili in pelle completa che si abbinano bene con i rivestimenti in pelle morbida dei pannelli porta anteriori e del bracciolo anteriore. In 4 metri e mezzo la Mercedes classe T offre 5 posti davvero spaziosi, sensazione amplificata dalle ampie vetrature che lasciano passare un sacco di luce in abitacolo e dai fianchi verticali dell'auto che concedono parecchie decine di centimetri in più all'altezza delle spalle e della testa dei passeggeri. Molto capiente la mensola che troviamo sopra la testa di chi siede davanti, una soluzione che le auto normali non hanno. Le 5 poltroncine singole sono poco profilate ma sostengono il giusto anche in percorrenza di curva e il pavimento completamente piatto davanti al divanetto posteriore è decisamente un plus che rende l'abitacolo più versatile quando si debbano caricare cose in più senza rinunciare ai sedili. Viceversa, quando si cerca la massima capacità di carico basta reclinare gli schienali dei sedili posteriori. Il meccanismo è semplice da azionare e contemporaneamente abbassa anche le sedute in modo tale da creare con il vano di carico un piano perfettamente livellato e quindi perfettamente sfruttabile.
La capacità passa così da 520 a 2127 litri. Peccato solo non poter combinare queste doti con i sedili posteriori scorrevoli, che avrebbero reso il vano di carico ancora più modulabile. Molto ampio il portellone posteriore, che richiede un po' più di spazio libero dietro alla vettura per poterlo aprire comodamente, ma poi una volta aperto agevola il carico di oggetti molto voluminosi. Una mountain bike tutta intera senza bisogno di smontare le ruote entra facile nel baule della classe T. La soglia del bagagliaio è allineata al piano di carico, ma non è previsto alcun doppio fondo. Comode e pratiche le portiere laterali scorrevoli, che rendono più facile salire a bordo anche alle persone che magari non sono più tanto agili. Un accessorio a cui non rinunciare assolutamente sono i vetri posteriori elettrici, l'unico modo per averli completamente apribili, perché l'alternativa manuale sono dei vetri che si aprono a compasso, quindi in maniera molto parziale, una cosa che a molti passeggeri può creare un senso di claustrofobia. Per chi siede dietro sono previsti di serie tavolini sulla falsa riga di quelli che troviamo sugli aerei, per avere la sensazione di viaggiare in business class. Sono quattro i motori proposti per Mercedes classe T. Alla base della gamma abbiamo un benzina da 102 cavalli e 200 Nm di coppia, proposto solo in abbinamento con il cambio manuale. Più interessante è il benzina da 131 cavalli e 240 Nm, questo offerto anche con il cambio a doppia frizione 7 rapporti. Cambio automatico disponibile invece su entrambi i diesel, da 95 cavalli e 260 Nm il primo e da 115 cavalli e 270 Nm la versione più potente. Paghi i cavalli ma guidi la coppia, diceva un vecchio saggio, ed ecco che entrambe le motorizzazioni diesel offrono un tiro più che sufficiente per cavarsela in modo efficace in tutte le situazioni. Salita, discesa, pieno carico non spaventano le Mercedes classe T a gasolio. Certo, quando si lascia lavorare il cambio in modalità automatica l'acceleratore non è molto sensibile a vantaggio dei consumi, ma basta spingere la leva verso destra e attivare così la modalità manuale sequenziale per ritrovare una buona reattività e ottenere una guida davvero gradevole anche tra le curve di montagna. Provare per credere. Proprio tra le curve la Mercedes classe T mette in luce una guida tipicamente automobilistica. Gira piatta, agile, assecondando con precisione i comandi che gli date attraverso lo sterzo diretto e perfettamente calibrato dal punto di vista del peso. L'altezza dell'abitacolo e le ampie possibilità di regolare l'altezza del sedile consentono di trovare la posizione di guida preferita, sia che vi piaccia guidare col fondoschiena molto in basso come sulle berline sportive, sia che invece preferiate una guida più panoramica, un po' come sui SUV. Il raggio di sterzo molto contenuto aiuta a muoversi in città, ma un pizzico di prontezza in più nelle ripartenze da fermo aiuterebbe quando c'è molto traffico e bisogna essere tempestivi per reimmettersi nella circolazione. Molto chiare le indicazioni del navigatore di bordo, con i pittogrammi che compaiono prima delle svolte e prima delle rotatorie. È davvero impossibile sbagliare. Guidare la classe T non è più faticoso che guidare un'auto normale e il comfort è veramente di alto livello grazie a sospensioni che assorbono a dovere le irregolarità del manto stradale e a un'insonorizzazione molto curata che fa avvertire davvero poco il suono del motore in marcia. Completa il quadro una climatizzazione davvero potente che non ha nessun timore dei picchi scatenati dal riscaldamento globale. Il consumo registrato in prova con la diesel più potente è stato di 5 litri e mezzo per 100 km lungo un percorso di una settantina di chilometri che ci ha portato da Riva del Garda a Torbole passando per le montagne. Già disponibile la nuova Mercedes classe T a prezzi che partono da 27.548 euro, ma per un esemplare in allestimento top e ben equipaggiato come quello che sto guidando in questo momento si può arrivare comodamente a spendere attorno ai 32.000 euro.
E voi che cosa ne pensate? Come sempre commenti e like sono ben accetti. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere notifica di ogni nostra nuova pubblicazione. Il mio invito come sempre è quello di approfondire il tema su motorbox.com e di seguirci su tutti i nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. L'appuntamento è al prossimo video. Ciao!